La vulgata liberal continua a saturare lo spazio del simbolico e lo fa persuadendo le nostre menti circa il carattere autenticamente democratico della nostra società, come se appunto i totalitarismi, le dittature, i dispotismi fossero sempre solo quelli del passato e il nostro presente invece per parte sua si fosse finalmente congedato da quelle realtà concentrazionarie e fosse approdato infine a una libertà compiuta. Eppure questa narrativa egemonica, tipica della free market society, può essere facilmente stravolta, anche in ragione del fatto che sempre più il totalitarismo si sta realizzando, sia pure in forme trendy e cool. Anzi, potremmo senza esagerazioni asserire che il totalitarismo solo oggi si è pienamente compiuto nella società di libero mercato a liberalizzazione integrale del costume e del consumo, con saturazione integrale dello spazio dell'immaginario, colonizzato integralmente dalla forma merce e dalle sue prestazioni ingannatorie e dal suo quid pro quo. Or dunque, la saturazione integrale del simbolico e del reale ad opera delle prestazioni totalitarie della società di mercato affiora nitidamente dalla questione dei microchip, ossia di quegli strumenti di controllo panottico che, infilati sotto l'epidermide, permettono un controllo totale, senza spazi irraggiungibili da parte del potere. Ancora una volta l'avamposto di questa nuova strategia di controllo totale sono gli Stati Uniti d'America, il leviatano del dollaro, la nuova potenza dominante nel nuovo ordine mondiale post-1989. Viene inserita sotto pelle un microchip mediante il quale l'individuo è sorvegliato senza interruzione, in una continuità integrale dello spazio e del tempo. Egli diventa in questo caso un soggetto interamente sorvegliato, sempre sotto gli occhi del potere, continuamente osservato o potenzialmente osservato da parte di qualcuno che controlla ciò che egli fa. Non è soltanto questo a destare stupore, ossia il fatto che siamo entrati in una società di controllo totale, dove l'individuo, che viene sempre celebrato come pienamente libero nella società capitalistica, in realtà è meno libero che in ogni altra realtà del passato, essendo il capitalismo, il totalitarismo glamour perfettamente realizzato. Oltre a questo aspetto, desta stupore il fatto che tutto ciò venga vissuto con ebete euforia e quasi con l'entusiasmo liberatorio da parte degli schiavi, che anziché ribellarsi rispetto a queste pratiche ignobili, le vivono con falsa coscienza necessaria come liberatorie esse stesse e anzi come il compimento della democrazia. Sicché ogni giorno assistiamo, complici le roboanti prestazioni dell'industria culturale, a un'opera di glorificazione dei microchip e della società del controllo totale, quasi come se ciò permettesse un'agevolazione delle pratiche quotidiane, l'acquisto dei biglietti del treno o della corriera, il passaggio tramite questi dispositivi che evitano code e perdite di tempo. In realtà, in questo modo si glorifica questo aspetto e insieme si occulta il carattere obbligante, il carattere concentrazionario a totale controllo della nuova società di libero scambio e di libero mercato, ossia il fatto che quasi senza che ce ne accorgiamo, sempre più stiamo assumendo l'aspetto, la fisionomia di schiavi inconsapevoli che di più vivono falsamente le proprie catene come se fossero la loro libertà. Questo ci rimanda naturalmente al grande mito archetipico della filosofia occidentale, la caverna di Platone, al cui interno i cavernicoli pensano di essere liberi perché non sono in grado di immaginare una esternità rispetto a quel mondo, che vivono dunque come il solo possibile e sono addirittura disposti a battersi in sua difesa contro eventuali liberatori. La società del microchip è in effetti la società del controllo totale, ciò che segna il transito, per impiegare le grammatiche di Deleuze, da una società di disciplina a una società di controllo, a una sorveglianza totale che richiama in maniera evidente
il panopticon di Jeremy Bentham, ossia quella struttura disciplinare in forza della quale, data la sua disposizione specifica, il sorvegliato è tale in maniera ininterrotta e non discontinua nel tempo e nello spazio. Proprio come nel panopticon di Bentham, la società odierna, che sempre più assume la struttura di un immenso panopticon senza confini, si caratterizza per il fatto che i suoi prigionieri, i suoi reclusi, senza sapere di esserlo e anzi di più illudendosi di essere liberi, di più abitatori della società più libera in assoluto, sono controllati ininterrottamente in ogni loro gesto e financo nei loro pensieri, sempre più spesso, nella misura in cui le reti sociali rivelano continuamente ciò che pensiamo, le nostre idee, le nostre aspirazioni, i nostri sogni. Ecco dunque la società di pieno controllo che realizza in forma perversamente compiuta il totalitarismo delle coscienze ancor prima dei corpi, un totalitarismo più bieco di quelli del passato, che davano se non altro luogo alle figure della dissidenza prontamente punite, come naturale. Invece oggi non ve ne è nemmeno più bisogno di reprimere il dissenso nella misura in cui viene devitalizzata in partenza la sua genesi, cosicché ciascuno di noi è libero nel corpo perché è controllato e schiavo nell'anima e vive in una sorta di tirannia interiore che lo rende schiavo inconsapevole, di più amante delle proprie catene. La questione del microchip rivela tragicamente tutto questo e la cosa più assurda è il fatto che essa venga vissuta come liberatoria, come se fosse vantaggiosa per tutti, come se permettesse di ottenere un guadagno in senso di libertà individuale, quando in realtà è esattamente l'opposto. Con il microchip diventiamo ancora più schiavi, ancora più controllati, ancora più disponibili per le pratiche biopolitiche che sempre più ci rendono schiavi docili, mansueti e inconsapevoli.